Dai. Buongiorno. Disturbo? Dio, Franz, smettila per una volta. Oggi è un giorno importante. Vedo che stai facendo bene. Hai sentito il colonnello? Sei tu libera dopo? Io spero di sì. Siete strani voi tedeschi, hm? Still gestanden! 5 Minuten. Oben. Non fare caso. Herr Hovers è persona molto persona. Brava. Volevi dire a modo? Brava? Come te, Anna. Brava, Anna. Brava. Io ho dimenticato una cosa, di chiederti. Io non so da dove vieni tu. Ancona. Papà. Tra poco arriveranno gli ufficiali. Scusami, cara, sono molto impegnato. Grazie per avermi fatto restare. Questa villa è meravigliosa. Sai, pensavo. Nicole, non farci l'abitudine. Dalla prossima settimana torni in Germania. Qui è troppo pericoloso. Ma siamo arrivati da appena 2 settimane. Beata figlia mia, lo vuoi capire che la situazione sta cambiando? I nostri alleati non sono più affidabili. È proprio adesso che bisogna fare attenzione. E vedi di smetterla di far finta di niente. Ma qui o dietro le Alpi? Che differenza fa? Almeno siamo vicini. Tra pochi giorni partirai. Non tollero ulteriori discussioni. Ma allora vi fanno stare qua a farvi ammazzare? Che cosa stai dicendo? Come ti vengono in mente certi discorsi? È inutile, ma soprattutto pericoloso parlare di questo. Anzi, penso che la cosa migliore per te sia che tu rientri in Svizzera. E no, io non ci andrò. Te lo scordi stavolta. Ti ho seguito in Polonia, in Olanda. In posti dove non c'è nulla. Cosa c'è per me in Svizzera?
Anche fosse un'ora di sole al giorno, io me la voglio godere. E poi, gli italiani sono persone brave. Gli italiani sono stufi di vederci. Adesso vieni, aiutami con gli ospiti. Ecco, per lei. Danke schön. Capitano? Herr Hobers? Come va? Avete fatto buon viaggio? Ha proprio una bella casa. Mia figlia Nicole. Si trova bene qui? Anna? Sì? Tra poco arriveranno un paio di ospiti. Mm-hmm. Sono il maggiore von Haken e signora. Non farti venire a cercare. Mm? Colonnello, serve altro? Sì, è stata una bella scoperta anche per me. Quindi vi verrà a trovare in Germania. Allora torno a preparare. Anna, ti lo piace? Sai che cucini benissimo. È meraviglioso. Cosa prepari per pranzo? Abbiamo trovato due ciauscoli. Ah, di pasta all'italiana. Sta nuvolando. Andiamo dentro. Dai, signori, andiamo. Prego, venite. Signor colonnello, i von Haken sono arrivati. Entrate pure. È un piacere avervi qui. Signora Isa. Carissimo, si accomodi. Le mostro la villa. Buongiorno. Vedo che si è ambientato subito. Dicono sia una delle zone migliori. Le dirò. Anche quest'area è piena di ambiguità. Le presento mia figlia. Ma che ragazza meravigliosa. La sua signora era tra le più belle delle dive di Berlino. Ho sentito che ora vive in Francia. Signorina Nicole, mi scusi. C'è un bagno in casa. Dovrei un attimo lavarmi le mani. Sì, ce n'è uno laggiù. Tu sei più giovane di me, giusto? Che domande sono? È che mi sembrava di conoscerti. Se permette, la guido io. Sì, certo. Se vuole seguirmi... Scusami, devo andare. A dopo, allora. Lì c'è l'acqua. La domestica vive qui sotto. Certe volte dorme qui. Ha per caso dei parenti nell'esercito? Questo sembra il suo ragazzo. Non sono io ad occuparmene, tenente. Da come la guardavi non si direbbe. Signor colonnello, mi scusi. Le dispiace se fumo prima di pranzo? Sarebbe meglio di no, mia cara Elisa. La mia dolcissima figlia ha dei problemi. Papà! Che c'è di strano, cara? Non possiamo dire che tu hai, come dicono qua in Italia, ah sì, affanno. Lei è venuta qui soprattutto per questo. Qua sta molto meglio. Allora sì, forse è meglio di no.
Grazie. Signorina, poteva farsi molto male. Mi scusi, non intendevo. Carissima ragazza, lei non deve scusarsi con me. Ma avrei potuto romperle una mano. Io... Noi due siamo a posto, vero? Sì. Gli altri sono di sopra. Mi scusi, eccellenza, se vuol fare la cortesia di seguirmi. Lei, signorina, è di queste parti? Sì, se vuole seguirmi. Mi faccia vedere le sue bellissime mani. Signore e signori, buongiorno. Va tutto bene? Oberstuberfuhrer, è un piacere. Sono passato perché ho avuto notizie. Non l'aspettavamo. Del resto, ha fatto benissimo. Qui la situazione si sta facendo preoccupante. Lo immaginavo. Potrebbe fornirci informazioni dal suo... Penso che siamo tutti affamati. E cari ospiti, non abbiate timore. La nostra Anna ci porterà dei vassoi. Penseremo dopo a queste cose. Possiamo risolvere la cosa entro 24 ore. L'alto comando si aspetta il completo controllo della regione nell'arco di una settimana. Al fronte sono molto preoccupati per i rifornimenti. Del resto, se posso dire, è di vitale importanza far arrivare i Panzer in prima linea. Stiamo facendo il possibile, anche se l'azione ribelle sta crescendo. Ma come può l'attività dei banditi essere un problema per Panzer Division? Ed invece dipende dalle condizioni. È un bel dilemma. Come intendete procedere? Il bombardamento di Ancona ci ha privati della nostra capacità logistica. Stiamo ancora rimuovendo le macerie. La ferrovia è importantissima. Dobbiamo permettere al convoglio di raggiungere il sud. Stiamo facendo il possibile. Con tutto il rispetto, lei sa che il nemico si sta ammassando presso Ortona. Attaccheranno. Com'è il morale delle truppe? Allora, vuole sapere della situazione attuale? Permette. La maggior parte dei nostri uomini sono ragazzini. I pochi veterani rimasti fanno fatica ad andare avanti senza l'uso di psicofarmaci. Questo l'ho notato anch'io. Spero
che abbiate preso provvedimenti. Che tipo di provvedimenti? Lei lo sa benissimo. La disciplina non si discute, ma è da considerare la situazione. Non c'è nulla da considerare. Ma in realtà ci stiamo ritirando da mesi. Basta con questo disfattismo. Basta così. Non davanti alle signore. Non davanti alle truppe. Non gli renderemo la vita facile. È ancora tutto da vedere. Questo è parlare. Prima mettiamo in sicurezza la regione. Lasci fare a me. Ci penso io. Bene. Krause. Ci farà ammazzare, lo sai, vero? È un lavoro che qualcuno deve fare. Con questa linea avremo tutta la popolazione contro. Questo inverno fermeremo gli alleati. Poi le cose cambieranno. Non riesco ad approvarlo. Tanto li avremmo avuti contro lo stesso. Con gli italiani non se ne viene. Se lo dici tu. È proprio una bella villa questa. La servitù era già in servizio? Non ne ho idea. Io sono qui da 2 settimane e non posso più fare a meno della cucina italiana. Non posso più stare senza. Qui in zona si trovano ancora molte cose buone. Secondo me è già un miracolo che avete del vino. Abbiamo dello champagne. Oui? Sarà spumante semmai. Ma no, è champagne. Non ti conviene dirlo così forte. Perché? Sono dei soldati. E allora? Potrebbero ascoltare. Non hai paura di stare qui? Paura? Io mi sento sicura qui. Certe volte io no. Io mi sento sicura vicino a mio padre. Mi hanno anche insegnato a usare la pistola. Se questo ti fa stare più tranquilla. Non ci sono candele in questa casa? Sì, le stavo cercando proprio adesso. Pensa che noi siamo contadini? Dovrebbero esserci dei ceri da qualche parte. Arrivo in un attimo. Ma cosa è successo? Ancona è stata bombardata. La corrente è interrotta. Ti aspettano sopra. Semplice, vero? Così? È troppo buio. Non riesco a vedere. Vorrei sentire della musica. Fammi qualcosa, non so, Beethoven? Conosce? No, non ci vedo più. Non riesco a suonare al buio. Dove stai andando? Vado a prendere altro vino. Mi hanno detto che hanno champagne. Tu non sai niente? Smettila di fare l'animale. Tu non mi parli così. Non ci hanno mai detto che sarebbe stata una vita facile. Interessante, certo, ma non facile. Quindi? Corrente interrotta. Continueremo con le candele. Dov'è quella scema?
Stai zitto. Cristo, ci possono sentire. Io sto parlando della cameriera italiana che sta sempre zitta. Perché italiani non fanno mai niente quando si dice? Eccola. Idioten! Cosa vuoi da me? Che non parlo? Ho solo voglia di bere. Vorrei averne. Grazie. Se la tenga stretta. Non si trovano più donne come lei. Italiana. Più italiana. Versa, italiana. Versa. Dai, andiamo. Anna, già che ci sei, cosa c'è per cena? Minestra di tartufo. E per secondo? Per secondo, cioè? E non ci siamo organizzati. Abbiamo rimediato del coniglio. E coniglio con finocchio selvatico. E patate al rosmarino, in padella. Tra quanto sarà pronto? 20 minuti. Bene. Suo padre la sta cercando. Gli dica che arrivo subito. Non se la prenda per quel cafone. Non è per quello. Tutto si sistemerà. Signorina, la cena è pronta. Venga, prego. Prego, tra poco saremo serviti. Dovremmo produrre champagne da queste parti. Loro chiamano questo spumante. 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 Problemi importanti, insomma. Sì, questi italiani che non sanno starsene buoni. Io penso che in ogni caso sarà un errore. Chi le ha detto di pensare? Sono un soldato, ho delle responsabilità. Quali responsabilità? Vi prego, signori, non a tavola. Lei come intende procedere? Credo che metteremo in pratica i sistemi. Lei non ci farà ammazzare tutti. Ne abbiamo già parlato. Vede, se posso permettermi, signor colonnello, noi abbiamo i metodi per portare in riga i banditi. Faccia come crede. Vedremo quali risultati otterrà. Di certo non ho bisogno del suo permesso. Colonnello, permette? Certamente. Saprebbe dirmi dov'è un bagno per lavarmi le mani? Lo trova di sotto.
Torno subito. E poi, quindi, vediamo. What's it us? Deve dirmi dove è Anna? Credo sia avvelenamento. Anna dei parenti? Un fratello. Ma è stato giustiziato. Sono stati gli alleati. No. Lei era in servizio da alcuni mesi. Credo siano stati nostri. Scrivete che Zoyel è morto di crepacuore.